palla che passa a Marco Balestrazzi con un ospite, e un ospite graditissima. A te Marco. Eh sì, abbiamo Alessia Cappelletti che è portiere e anche capitano in questo momento del Parma. Sì, in questo momento purtroppo il nostro capitano, che è Valeria Pirone, è infortunata e cerco di sostituirla al meglio. Allora, oggi è una giornata impegnativa perché è una giornata di incontri, di un po' anche festeggiamenti. C'è stato già un pranzo oggi, la cena questa sera con gli sponsor. E anche voi rimontate un po' come il Parma maschile contro il Sassuolo nell'ultimo turno. Peccato perché eravate lì per vincere. Sì, è bellissimo passare insieme questi momenti. Questa società ci sta dando tanto e si vede anche da queste cose l'unione e i valori che vengono trasmessi. E dopo sì, entrambe le squadre sono in ripresa, però siamo tutti molto fiduciosi e crediamo tanto in questo bellissimo e importante progetto. Col Sassuolo c'è molto rammarico per i punti lasciati lì all'ultimo secondo, però sono convinta che piano piano continueremo a crescere e ci rifaremo. Rammarico è un po' la parola di questo fine settimana forse in casa Parma. Intanto hai parato tanto anche nelle partite un po' più sfortunate contro la Juventus, un buon momento per te? È il nostro ruolo un po' così, quindi non sempre quando tu pari tanto magari arriva il risultato, e a livello personale è positivo per la mia crescita, la crescita anche delle mie compagne di ruolo. Però ovviamente sono i risultati che contano, quindi speriamo che piano piano si possano unire le due cose, parate che valgano come punti. Quindi, parare tanto come ha fatto Cisola a Cagliari e poi succede qualcosa, capita. Cosa si dice in questi casi? Cosa vi dite tra colleghi, tra colleghe di reparto in questi casi? È che capita e che si lavora per farlo capitare meno possibile. Però si sa che il ruolo si è evoluto, quindi giochiamo tanto coi piedi. Anch'io ho avuto una sbavatura all'ultima partita, quindi capita, sì, capita spesso. Bisogna essere bravi a cercare di limare queste imperfezioni. È ovvio che se sbaglia il portiere, dietro non c'è nessuno a cercare di aiutarlo. Quindi bisogna cercare di sbagliare il meno possibile. Cosa si pensa dopo? Come ci si risolleva? Perché può rimanere anche uno shock. Bisogna ripartire da zero, cancellare in quel momento, poi si riprende alla fine della partita, però in quel momento l'unica cosa da pensare è andare avanti e fare di tutto per portare a casa la partita. Abbiamo un appuntamento da lanciare: se il Parma gioca giovedì alle 12.30, l'appuntamento successivo al Tardini quando è? È sabato alle 14.30 e noi aspettiamo tutti i nostri tifosi e tutte le persone che si avvicinano, si stanno avvicinando al calcio femminile. Noi ci siamo, lo stiamo dimostrando sul campo e presto arriveranno anche i risultati. Alessia, grazie. Grazie a te. C'è la Fiorentina sabato al Tardini dopo il Benevento e noi intanto restituiamo la linea allo studio. Marco, grazie.